Tyson, 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 buongiorno, buongiorno bello, vuoi uscire? Piano, piano. Buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi si vlogga e oggi è domani, quindi se mai questo video invece che pubblicarlo giovedì lo pubblicherò venerdì. Cambio programmazione, ma perché notiziona ragazze e ragazzi, ho deciso di filmare perché ieri ci hanno chiamato quelli di Poltrone e Sofà che il divano è pronto, il divano nuovo è pronto, quindi ce lo consegneranno domani che è giovedì. Dalle 5 e mezzo alle 6 e mezza la sera, in quella fascia di orario lì, almeno anche Andrea a casa. E niente, oggi invece, anzi stiamo a diversi 10 se non piove, cosa che dubito fortemente perché ovviamente oggi è nuvoloso. Comunque se non piove o stamani o oggi pomeriggio comunque sia vengono a portarci via. Questo qua no, questo qua vecchio, scusatemi. Se Dio vuole se ne va. Questo qua non è nostro, comunque sì, l'abbiamo già trovato qua nella casa e praticamente, che per chi mi segue lo sa, è sciupatissimo, si sta praticamente tutto sfacendo la pelle, penso che sia pelle, e poi dopo il fatto del topino abbiamo detto ai padroni, guarda, guardate, se si può cambiare lo prendiamo noi nuovo. E loro gentilissimi hanno detto, sì, fate pure, no, non c'è nessunissimo problema. Quindi appena arrivano a portare via il divano vi faccio un po' vedere e staremo senza divano fino a domani sera, però vabbè, dettagli. Adesso mi vado a cambiare, mi vado a mettere bella comodo che sono le 9, quindi fra un'oretta a regola dovrebbero venire, quindi mi vado un po' a cambiare. E vabbè, le pulizie le ho fatte ieri, quindi oggi do una passata veloce alla sala appena portano via il tutto. Ci vediamo dopo. Nell'attesa intanto io mi piego giusto due cenci, ho giusto due panni da sistemare perché dato che ieri l'altro ha fatto per fortuna due belle giornate, sole, la temperatura era gradevole, io la prima cosa che ho pensato giustamente da trentenne ormai appena vedo il sole, sono senza asciugatrice, che faccio? Le lavatrici. Quindi questo è quello che devo sistemare e adesso si piegano. Ho aperto la sala, poi cucina, lo Swiffer nel mezzo, ma va bene. Cucina, porta. Tyson, Tyson, ciao bello. E niente, vi devo far vedere già che ci sono, perché mi sa che queste cosine non ve le ho mostrate. Sono giusto due cose. Allora, vabbè, queste le lucine, queste qui ve le avevo fatte vedere che le avevo prese da Everspin. In più ho preso, allora, queste altre palline rosse, che queste però me le hanno prese i miei, e sono in vetro, sono 6 così lucide e 6 invece opache, e l'hanno preso nel solito negozio, quella a massa che vi ho mostrato il villaggio di Natale, vi ho fatto un vlog, se mai ve lo lascio nelle schede,
E insomma ci hanno prese queste, poi io da cinesina ho ripreso queste qua, in plastica, però sono quelle piccoline, le ho pagate una stupidata, tipo 1,50 euro, e dentro ce ne sono, mi pare, 16, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, sì, sono 16. Poi ho preso questi mini LED, sono 10. Anche questi pagati pochissimo, quelli che vanno con le pile, e una mezza idea di dove metterli, ma ve lo farò vedere nei prossimi video, di decorazioni natalizie. E poi queste che le ho già messe perché ho voluto fare una prova, sono sempre con le pile, però sono 40 e basta. Comunque, ragazzi, vi volevo dire due parole su questa candela che presi da Eurospin, che c'era il 15 o il 16, mi pare, di novembre, non mi ricordo il giorno preciso. Comunque sia, ho fatto un affarone, non gli avrei dato 1 euro. E invece mi sta piacendo tantissimo. Praticamente da quando l'ho presa la sto accendendo tutti i giorni, e praticamente a metà più o meno, forse sì, un pochino più di metà. E mi piace tantissimo, profuma un sacco la casa, cioè approvatissimo, mi piace un sacco. Ragazzi, la situazione è questa. Vi ho messo prima una clip al volo quando sono venuti a prendere il divano e come avevano ridotto il pavimento. Io ovviamente ho dato una pulita generale. Ho spento al secondo la luce gialla perché era veramente brutta. Comunque sia, dicevo che ho pulito, come avete visto bene, a terra la sala, poi vabbè, ho dato una spolverata generale. Almeno domani così arriva il divano, è già tutta pulita la stanza. Inoltre sono contenta che arriva in questi giorni, perché sabato e domenica avevamo intenzione di fare, di sistemare la sala per Natale, nel senso fare l'albero di Natale, mettere qualche decorazione, sistemare un po' tutta la casa per Natale. E quindi questi giorni sono stati proprio azzeccati con l'arrivo del divano. Almeno così è già tutto bello sistemato per Natale. Ci piace, ci piace. Una serie che invece mi sento di consigliarvi, se avete Prime Video, adesso è il tempo di entrare, che è uscita questa settimana e io e Andrea ce la siamo vista in questi giorni, l'abbiamo già finita. Adesso vi faccio vedere. Ed è questa qua, Carnival Row. È bellissima. È con Orlando Bloom e Cara Delevingne, mi pare che si dica. Se non l'avete ancora vista, io ve la straconsiglio. Sono 8 episodi e ogni episodio, noi l'abbiamo finita proprio ieri sera, ogni episodio dura sui 50-60 minuti, ma è veramente bellissima, fatta bene, che soprattutto ti prende, che è una cosa importantissima secondo me per le serie TV. Praticamente dopo che hai finito un episodio ti viene voglia di guardare subito quello dopo per vedere cosa succede. Ecco, questa serie è così. Però vi deve piacere il genere fantasy perché ci sono fatine, come vedete qui ci sono come si chiamano? Fauni, poi vabbè ci sono gli umani e poi in mezzo sangue. Quindi vi deve piacere un po' il genere. Finalmente ce le ho anch'io in Nutella, biscuit, ce l'hanno tutti, le assaggiano tutti. Ero troppo curiosa, ieri è tornato Andrea da lavoro e è passato dalla Coop e li ha trovati finalmente. Allora, noi ovviamente l'abbiamo già assaggiato ieri sera e sono una cosa eccezionale, ma quanto sono buoni! Intanto scusate i capelli, faccia sconvolta, ma mi sono appena alzata. Dicevo una cosa, i biscotti hanno un solo difetto, che non essendo così tanto stucchevoli, perché la Nutella non è tantissima, è proprio giusto un velo,
Il biscottino tira uno, tira l'altro e finisce il pacchetto in 10 minuti, quindi ok, l'abbiamo provato, abbiamo presi, adesso basta. Allora ragazzi, aggiornamento, sono più o meno manca 10 alle 2. Vado un attimo dai miei, che devo sistemare una cosa nella stampante e poi devo fare un saltino veloce alla coppa. Eccomi qua, allora sono le 4:20. Verso 5 e mezzo dovrebbero venire quelli del divano, 5 e mezzo, 6 e mezzo, non si sa bene. Ho fatto un saltino a coppa, ho preso giusto due cose, cioè bamboletto per i panini che si porta al lavoro Andrea, ogni tanto si fa dei panini. Poi ho preso due confezioni di ricotta, questa qua a fior di maggio che ho trovato a 55 centesimi, ne ho presi due che vorrei fare una torta salata con gli spinaci. E poi ho preso una confezione di uova, 4 uova. Poi sono appunto, dicevo, sono stata ai miei perché li dovevo sistemare la stampante. Hanno comprato la stampante nuova con il Black Friday a 29,90. Quindi li ho dovuta un po' installare. E mi hanno fatto trovare una busta con della spesa. Quindi vi faccio vedere, anzi, guardiamo insieme perché non ho ancora guardato cosa mi hanno messo dentro, cosa mi hanno comprato. Allora, S lunga dovrebbe essere, quindi confezioni di prosciutto cotto Ferrarini di alta qualità, questo qua deve essere buono. Poi prosciutto crudo, crudo dolce, stagionato. Io di solito il prosciutto crudo non lo prendo mai perché non mi piace, però Andrea lo mangia. Poi pesto, questo qua dell'S lunga è molto buono, è quello senza aglio, quindi meglio. Poi c'è un pacco di pasta, garofalo, questa qua che mi piace da morire a me, che non ho idea di come si chiami, radiatori, della garofalo è una delle mie paste preferite. Poi altra pasta, spaghetti Barilla, è un chilo di spaghetti. Poi c'è una scatoletta di tonno in vetro, che io preferisco. Filetti di tonno in olio d'oliva Angelo Parodi. Poi, riso, gran sezione, questo qua è il Carnaroli di riso Scotti. E poi, infine, ci dovrei... Ah no, ci sono altre cose. Vallelata, stracchino cremoso. Buono, stracchino. E poi ci dovrebbe... Ah, galbanino, wow, questo qui lo potrei mettere nella torta salata. Galbanino originale, formaggino dolce. Che buono. Ok, finish. Ragazzi, ci siamo, il divano è arrivato, il divano è arrivato, sono troppo contenta. Sono contenta davvero perché il colore è come lo volevo, è venuto benissimo, è uno spettacolo. E Tyson è già appoggiato sul divano. Tyson? No. Ora già, già, vieni questo cuscino. Bravo. Comunque sono stati bravissimi, velocissimi, puntuali perché sono arrivati a 5 e mezzo e bravi, bravi, bravi. E adesso vi faccio vedere. E ta-dan! Questo è il divanone. Guardate, ma bello. Cioè, a me piace un sacco e magari a tanti non piacerà, ma a me piace tantissimo. E il tessuto, poi è comodo, comodissimo. Il tessuto l'ho fatto fare così, sul grigio scuro. A me piaceva questo colore, ma ero fissata che volevo grigio e soprattutto scuro. E è veramente bello. È un tre posti. E volete vedere la cosa figa? Aspettate. La cosa figa è che se voi tirate questa cosina qua, questo si alza. Praticamente il divano diventa così. Praticamente c'è un puff che rimane nascosto sul divano, sotto il divano. Se voi tirate appunto questa, questo si alza e potete stendere le gambe. Guardate com'è figo. Tanto c'è Tyson che odora perché sente una cosa nuova. Insomma, viene così. Voglio vedere la faccia che fa Andrea perché lui non l'ha ancora visto, non è ancora arrivato. È arrivato Andrea. Voglio vedere che dice. Che bello.
Ti garba? La notte dormo qui. È bello. È venuto bene, eh? Molto bello. È più grosso il divano che tutta la sala. Davvero? No, è bello, sta bene. Sta bene. Tira un po' sulla cosina. Se ti riesci, perché a me mentre ancora devo capire come funziona. Come funziona? Tiri fuori. Piano, vedi? È un po' duro. Un po' duro. Perché è dura, limitato, vero? Allora, noi chiudiamo qua questo vlog. Lasciate un like se questo video, e soprattutto se il divano vi è piaciuto. Molto bello il divano, mi fanno piacere. Iscrivetevi al canale, ci vediamo presto. Ciao! Ciao.